Buongiorno Presidente, siamo collegati. Buongiorno segretario, oggi 5 agosto inizio la seduta della quarta commissione consiliare, ma da quello che vedo sembra che ci siamo solo io e lei. Quindi le chiedo di chiamare l'appello. Sì, Presidente, Cancilla, assente. Di Pisa, assente. Orlando, la dottoressa Cancilla è collegata. Buongiorno. Sì, ma Buongiorno, sì, ma vicepresidente. Randazzo, assente. assente. Presidente, 2 su 5, secondo appello. Allora, verificato il numero legale, quindi dichiaro aperta la seduta. La seduta, essendo secondo appello, è in presenza di due componenti, ovviamente è valida. Quindi, segretario, io le chiedo di poter leggere i verbali presenti e di darne così approvazione in maniera tale da poterlo finire. Sì, Presidente. Procedo alla lettura del verbale 140 del 3 agosto del 2020. Orario inizio seduta 9:39. Salto tutta la prima parte che è di prassi. Sì. Quindi il Presidente invita la Commissione a programmare i lavori di Commissione per il mese di agosto. Il Segretario dà comunicazione che la terza Commissione chiede di spostare la Commissione congiunta fissata per il prossimo 6 agosto alla data del 10 agosto. La Commissione concorda lo spostamento della riunione congiunta. Il Presidente invita la Commissione a programmare i lavori per il mese di agosto. Il Consigliere Randazzo propone di votare oggi la proposta di delibera che riguarda la pedonalizzazione delle aree pedonali già individuate dal PGTU, essendo una proposta che è fortemente richiesta dal tessuto cittadino. Propone di incontrare i vertici della RAP per discutere sulla localizzazione e installazione delle fototrappole, acquistate o noleggiate dalla società partecipata, per un controllo in remoto sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Richiede la convocazione in commissione dell'assessore Prestigiacomo e del capo area di Bartolomeo per venire a riferire in commissione sugli aggiornamenti sulle procedure per il nuovo cimitero di Ciaculli e per il vecchio e nuovo forno crematorio. Incontrare il dirigente dell'ufficio ambiente per affrontare il gravoso problema della zona industriale di Brancaccio, dove la Commissione ha già fatto gli opportuni sopralluoghi e quindi capire le azioni da intraprendere anche se difficili. Il Presidente condivide quanto richiesto dal Consigliere Randazzo e comunica per quanto riguarda il nuovo cimitero è venuto a conoscenza di un messaggio del neoassessore Di Dio che riguarda il nuovo cimitero di Ciaculli. Propone di convocare lo stesso unitamente ai signori assessori Prestigiacomo e al capo area di Bartolomeo. La Commissione decide di convocare la riunione con gli assessori Prestigiacomo, Di Dio e il capo area di Bartolomeo per venerdì 7. Il Presidente lamenta che ha dovuto prendere atto che, nonostante questa Commissione ha istituzionalmente competenza sull'attività sociale e ha sempre dimostrato spirito di collaborazione, non vi è lo stesso riscontro di collaborazione da parte del signor Giuseppe Mattina. Interviene la consigliera Cancilla che chiede di convocare nuovamente il signor assessore Mattina per riprendere tutte le questioni iniziate con l'assessorato e ancora non portate a compimento. Il Presidente della Commissione decide di convocare per il giorno 4 il Presidente onorato e il Direttore di cause della RAP per discutere di fototrappe, CCR, ritiro di rifiuti urbani, pulizia e disinfestazione cassonetti, pulizia stradale e abbandono dei rifiuti ingombranti. Giorno 5, convocazione del signor Assessore Martina e capo area dottoressa Torre sui servizi erogati dall'assessorato. Giorno 6, convocazione per l'ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù con la partecipazione della dottoressa Di Maso, dottore Paglia, cooperativa Auris Assistance e architetto Ulss. Giorno 10, convocazione congiunta con la terza commissione. Giorno 11, convocazione con l'assessore Giambrone e Martina per i locali dell'ex OMPI di Partanna, come richiesto dalla consigliera Cancilla.
Interviene la consigliera Orlando che ricorda alla Commissione che bisogna affrontare il problema case di riposo, oltre che sollecitare il Consiglio a discutere sulla mozione di 2 anni fa elaborata dalla nostra Commissione, ma ad oggi non rilevata e discussa in Consiglio Comunale. Il Presidente pone in votazione il prelievo della proposta di deliberazione avente per oggetto attuazione all'articolo 181 aree pedonali, già individuato dal PGTU. Posto in votazione il prelievo viene approvato all'unanimità. Dopo la discussione politica sulla delibera, il Presidente la pone in votazione. Randazzo favorevole. Orlando Caterina. Il piano della pavimentazione, il progetto della città ecosostenibile rientra nei programmi del gruppo politico che rappresenta in questa Commissione. Il progetto di pavimentazione nasce da un processo di partecipazione dei cittadini che l'amministrazione ha recepito e attuato. Per questo motivo vota favorevolmente. Consigliere Roberta Cancilla, si astiene nella votazione anche se condivide questo processo di pedonalizzazione di alcune aree della città, ma un processo di pedonalizzazione deve essere accompagnato a un piano di mobilità che ad oggi non c'è. Inserillo, favorevole. Delibera approvata con 3 voti favorevoli. La registrazione della riunione che è parte integrante del presente verbale è visionata. Alle ore 10:12 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando l'approvazione alla prossima seduta di Commissione. Il Presidente pone in votazione Allora, questa delibera. poniamo in votazione questo verbale. Il sottoscritto favorevole. Vicepresidente Cancilla. Perfetto, Favorevole. il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. La prego, segretario, di leggere l'altro verbale. Sì, Presidente, verbale 141 del 4 agosto, apertura 9:33. Vado sempre alle 9:33, prima votazione, Sì, Presidente saltiamo la Ingerilla. prima parte che è sempre Va molto bene. importante. Essendo stato perfetto, e allora è presente in videoconferenza il direttore della RAP S.p.A., dottor Roberto Licasi, convocato in audizione per rispondere alle domande che verranno poste alla Commissione sullo stato dei servizi che l'azienda partecipata esegue per conto dell'amministrazione comunale e sull'utilizzo delle fototrappole. Alle ore 9:34 si collega il consigliere Antonino Randazzo. Tutti i partecipanti esprimono il consenso. Il Presidente dà la parola al consigliere Randazzo, che pone immediatamente il problema sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte dei cittadini, con un gravissimo problema igienico-sanitario. È giunta notizia che la RAP ha acquistato o ha affittato delle fototrappole. Chiede se è vero e come intendono utilizzarle. Consigliere Orlando chiede le motivazioni sulla sensazione che ha il cittadino sul tardivo svuotamento dei contenitori dei rifiuti. Il consigliere Randazzo desidera sapere il cronoprogramma delle nuove aperture dei CCR. Il presidente Zerillo ritiene che le isole ecologiche devono avere lo stesso orario di apertura e il conferimento deve essere libero, senza limitazione alcuna, in quanto il rifiuto del conferimento Scusami comporta l'abbandono. Sì, Giovanni, dimmi. scusami, puoi Presidente, mi ripetere? dica. Il presidente Illo ritiene che gli Ritiene isole devono che le isole ecologiche devono avere lo stesso orario di apertura. avere. No, io ho detto che deve essere prolungato l'orario di apertura. A parte lo Allora. stesso orario, deve essere prolungato. È prolungato, eh? Grazie, Prolungato. Giovanni. No, sicuro, Presidente. Il conferimento deve essere libero senza limitazione alcuna, in quanto il rifiuto del conferimento comporta l'abbandono per strada, piano di raccolta dei rifiuti delle cassonette RSU e loro sanificazione, piano di spazzamento e pulizia delle strade. Il direttore ammette che effettivamente la pulizia delle strade in atto è in sofferenza per un cattivo utilizzo dei cassonetti da parte dei cittadini. Siamo costretti a installare delle telecamere nei siti sensibili di abbandono rifiuti per un contrasto alla migrazione dei rifiuti. Il tutto in accordo con la Polizia Municipale, che ha un report dove sono indicati i siti maggiormente utilizzati. Per tale motivo si sono acquisite in noleggio circa 10 telecamere mobili per circa 6 mesi e verranno utilizzate nei siti concordati con i vigili urbani.
Bisogna educare i cittadini a denunciare coloro che abbandonano i rifiuti e a questi elevare contravvenzioni previste per legge. Il rallentamento nelle operazioni di raccolta rifiuti dell'azienda è dovuto da tanti fattori, uno tra questi le alluvioni che colpiscono la città di Palermo, con conseguenza la rimozione da parte di raffe del fango che invasano le strade, i sottopassi e quant'altro, che non rientra nei servizi di raffe. Tutto questo ha comportato e comporta una diminuzione di utilizzo del personale e mezzi addetti alla raccolta rifiuti. A tutto questo si aggiunge il giusto e sacrosanto diritto delle ferie da parte del personale. Per quanto si riferisce al conferimento degli ingombranti nei CCR, bisogna fare riferimento e attenersi alle norme del codice ambientale che pone delle limitazioni al numero degli ingombranti da poter conferire. Il piano di spazzamento c'è, esiste, è stato approvato e viene effettuato meccanicamente. L'azienda ha chiesto più volte che venga disposto il divieto di posteggio delle auto nei giorni di spazzamento delle strade per agevolare il passaggio della spazzatrice, che a causa di ciò viene utilizzata al 20% delle sue possibilità. Gli operatori raffe fanno il massimo delle loro possibilità, ma si chiede collaborazione ai cittadini. La consigliera Orlando concorda da quanto detto sullo spazzamento al dottor Roberto Licausi, ma si permette di evidenziare che anche un controllo sul servizio dello spazzamento manuale deve esserci, e controllo sul carico di servizio dell'operatore. Il dottor Licausi conferma che questi controlli vengono fatti. Alle ore 10:28 la consigliera Cancilla esce dalla videoconferenza. Il presidente prende atto di quanto detto dal dottor Licausi, ma si chiede perché utilizzare la spazzatrice al 20% delle sue possibilità e non al 101%. Perché applicare la norma sull'ambiente per il conferimento e non ricevere tutto quello che il cittadino porta al CCR, che se viene rifiutato il cittadino non civile, riporta il problema alla RAP con l'abbandono degli stessi per strada. Il direttore garantisce che i controlli vengano effettuati e in alcuni casi sono stati apportati i dovuti correttivi. Vengono poste ulteriori domande su casi particolari dal consigliere Randazzo e dal consigliere Orlando, a cui il direttore dà chiare risposte. Sull'emissione dell'ordinanza di divieto di sosta nelle strade, per effettuare lo spazzamento secondo piano, deve essere emesso dall'ufficio mobilità e traffico. Il piano di spazzamento è in possesso degli uffici comunali competenti. Il Presidente ringrazia il direttore della RAP per la partecipazione e collaborazione che ha sempre dimostrato nei confronti di questa commissione. Esce dalla videoconferenza il consigliere Randazzo alle ore 11:12. Il Presidente, constatato che non vi è il numero legale, dichiara chiusa la seduta. Torniamo in votazione, Presidente. Sì, Giovanni, mettiamo in votazione il verbale. Il sottoscritto favorevole, il vicepresidente Cancilla. Favorevole. Perfetto, il verbale viene approvato all'unità dei presenti. Noi oggi avevamo programmato di leggere la relazione inviataci dalla cooperativa Aurora Assistance, cosa che secondo me non è più fattibile, anche perché diciamo, sarebbe opportuno, dato la delicatezza dell'argomento, che fossimo comunque presenti la maggioranza dei componenti della Commissione. Quindi, se non ci sono comunicazioni da parte del segretario relativamente agli inviti che abbiamo rivolto, diciamo, agli assessori per questa settimana, se non ci sono comunicazioni da parte del vicepresidente, io eventualmente direi di chiudere la seduta. Sì, Presidente, mi scusi. Per giorno 13 confermato e inviato invito alla dottoressa Rimedio sulla questione dei cimiteri cittadini e sul forno crematorio, manutenzione forno crematorio. La riunione è 9:30, 10:30, ma la dottoressa Rimedio già mi ha comunicato che lei può collegarsi alle 10:30 e non alle 9:30 perché ha un'altra riunione. Perfetto, noi abbiamo sempre dimostrato Dopodiché, grande flessibilità, che capiamo ovviamente che
perché i dirigenti capiaria ovviamente non hanno solo la quarta commissione a cui fare riferimento, quindi noi abbiamo sempre dato massima flessibilità e ci siamo adeguati a quelle che sono le esigenze degli uffici, cosa che spesso, diciamo, secondo me non avviene da altre parti. Dopodiché, Presidente, mi scusi un'altra comunicazione, un ricordo più che altro. Per domani dovremmo avere, dico dovremmo avere perché sono stati inviati sia l'invito email sia la convocazione tra Google Meet per la videoconferenza. Dovremmo avere Mattina e dottoressa Autore. Guardi, la dottoressa Infatti, Autore vi volevo chiedere proprio questo. Sì, la dottoressa Autore mi ha chiamato stamattina perché era convinta che doveva collegarsi proprio oggi. Poi... No, perché c'è stato quel problema di modifica. Sì, sì, no, ma infatti la dottoressa Autore domani sarà collegata. Avevo soltanto fatto un po' di confusione, ma gli inviti erano stati mandati in maniera ineccepibile, come lei sempre fa, caro segretario. Quindi era soltanto un errore, diciamo, una defaianza che ha avuto la dottoressa. L'assessore mi ha dato disponibilità per domani mattina. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Perfetto. Presidente, mi scusi, con una domanda io vorrei porle. Ieri il direttore Licassi ha detto se manderà la commissione, diciamo, i luoghi dove verranno collocate queste videocamere. No, questo no, scusami, pensavo, ti ho anticipato in maniera errata, che pensavo che mi stessi chiedendo il piano di spazzamento. No, in realtà a me interessavano, diciamo, appunto la localizzazione delle videocamere e anche l'efficacia, cioè se effettivamente queste discariche... Non l'abbiamo chiesto in realtà, potremmo fare la richiesta per iscritto, però non so se effettivamente sia, diciamo, un dato che la RAP insieme alla Polizia Municipale può fornire. Non so, segretario... No, può essere che effettivamente non lo so... Non sia possibile. No, ancora non ha mandato niente, è stato richiesto, lei le ha richiesto al dottor Ricausi di avere questa documentazione. Ma dico, loro sono nelle condizioni di poterci fare un elenco, diciamo, di quello che è il piano che intendono realizzare, quindi capire dove, sapere dove vanno ad installare queste telecamere. Ha detto, però è stato chiaro, ha detto che il luogo rimane, diciamo, segreto. Giusto. Infatti, dico, non è, per evitare appunto che partino notizie. Perfetto. Va bene, allora dico, ma infatti allora, su questo punto concordo, effettivamente hanno ragione. Dico, però magari avere, ecco, un follow up, cioè sapere se effettivamente c'è stata una diminuzione nel conferimento presso queste discariche abusive, se sono state un deterrente per i cittadini incivili che insomma, gettano le cose. Ma io credo che ancora forse debba partire questo... Sì, no, successivamente, non in tempi brevi, chiaramente. Nel senso. Chiaro, avete ragione, questo ci mancherebbe. Va bene. Presidente, abbiamo l'approvazione. Abbiamo terminato. Se mi può ricordare venerdì, qual era l'appuntamento di venerdì? Venerdì, un attimino, perché anche io devo ricordare. Un attimino che controllo. Controllo in un attimo, scusi, Presidente, non ci sono problemi. Controllare non ci vuole niente. Venerdì 7. No, venerdì 7. No, in questo momento non riesco a ritrovarlo, Presidente. Glielo faccio sapere a breve. Lo scrive in chat. D'accordo, Presidente. Va bene, segretario, leggiamo il verbale di oggi e dichiariamo chiusa la seduta. Sì, il verbale 142 del 5 agosto. Primo appello, la consigliera Caterina Orlando, assistita dal segretario Giovanni Chiaramonte, risponde di chiamare l'appello. Risultano presenti i consiglieri Caterina Orlando e Andrino Randazzo. Presenti 2 su 5, non essendo stato raggiunto il numero legale, si rinvia al secondo appello delle ore 10.30. Alle ore 10.30, secondo appello, il presidente Giovanni Zerillo
Invito il segretario a chiamare l'appello. Sono presenti la consigliera Cancilla e il consigliere Inzerillo. Il presidente ha constatato il raggiungimento del numero legale del secondo appello. Dichiara aperta la seduta ed invita il segretario a leggere i verbali da porre in votazione. È solo quella la situazione, Giuseppe. C'è un'interferenza. Si dà lettura del verbale 140 del 3 agosto, che posto in votazione viene approvato all'unanimità. Si dà lettura del verbale 141 del 4 agosto, che posto in votazione si viene approvato all'unanimità. Il Presidente dichiara che oggi doveva, si era rimasti, che si leggeva la relazione pervenuta in commissione da parte della Cooperativa Sociale Europa Assistanza sul cimitero di Santa Maria di Gesù, l'ampliamento in progetto di finanza. Poiché siamo presenti soltanto in due, si rinvia a domani la lettura di questa relazione. Il Presidente dà comunicazione sui prossimi incontri e chiede al segretario di leggere il presente verbale che è posto in votazione. Allora, sottoscritto vota favorevolmente al verbale odierno, vicepresidente Cancilla come vota? Perfetto, Favorevole. il verbale viene approvato all'unanimità. Approvato. Alle ore 1:10 e 53 minuti dichiaro chiusa la seduta della quarta commissione consiliare. D'accordo, Presidente, chiudo la Grazie, registrazione. una buona giornata e arrivederci. giovedì. Arrivederci. Grazie.